Siamo un barile puccioso. Siamo un barile veramente pucciosissimo. Siamo un barile pucciosissimo. Wow, no, ho sbagliato. Oh no, invece no, l'ho fatta rimbalzare bene. Cacchio, sono fatta rimbalzare bene, avete visto? Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Brawl Stars. Anche oggi abbiamo tante belle ceste da aprire. Abbiamo una mega cassa da aprire, una mega box, una mega cassa gratuita. Abbiamo tante ceste piccoline da aprire e voglio trovare un brawler, sinceramente. Vorrei tanto trovare un nuovo brawler perché sinceramente ne voglio uno nuovo bello splendente. Abbiamo tutti questi brawler per adesso. Per chi non lo sapesse o per chi stesse vedendo questo video per la prima volta, questa serie è una serie in cui non sto shoppando neanche un centesimo. Scusate se lo ripeto sempre, ma queste 29 gemme le ho fatte semplicemente giocando a prendere ceste, e tutti i brawler che avete visto li ho fatti gratuitamente, li ho trovati in tutti i video che ho registrato. È veramente una soddisfazione aprire tante ceste e trovare dei brawlers veramente potentissimi, specialmente questo, specialmente lui, Frank. È stata la cosa più bella, la cosa più bella che abbia trovato per adesso in questo gioco gratuitamente, perché è fortissimo ed è pazzesco ed è un brawler epico veramente veramente molto molto forte. Oggi andremo a giocare con Beryl perché non abbiamo giocato tantissimo, infatti forse non ci abbiamo fatto neanche un video, e tipo alla fine apriremo tante belle casse. Grazie a tutti per il supporto che state lasciando a questa fantastica serie di Brawl Stars. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo fantastico video. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, così supportate questa serie e non vi perdete i prossimi video. Adesso andiamo a farci un bel paio di sopravvivenze e alla fine di questo video apriremo tutte queste casse e vedremo se troveremo un mitico o un leggendario. Prima sopravvivenza qui con Beryl, questo brawler veramente pucciosissimo. È un brawler veramente pucciosissimo. Oh, guarda qua, abbiamo tipo... Guardate, no, aspettate, quello lì tipo respawna. Respawna, facciamo una cosa. Infatti ho fatto bene, ho fatto bene. Se andavo da lui forse perdevo tempo e mi ammazzava, perché lui, anche se si svegliava in ritardo, poteva ammazzarmi. Adesso però posso prendermi qua tutte queste belle ceste, prendermi tutti i bei power-ups e dopo forse ucciderlo facilmente, perché tanto lo andrò a prendere e lo inseguirò. Il bello della ulti di Beryl, che si ricarica in continuazione anche da sola, senza che colpisci il nemico. Ma la cosa bella è che tipo se c'è un piccolino che sta scappando via senza tanta vita, voi usate la ulti e lo potete rincorrere. Guardate qua, questo qua mi sembra comunque tanto spaventato, perché sembra un piccolino, guardate, che si sposta in modo strano. Wow, guarda qua, hai aperto una cesta, però questa gliela rubo. Mi prendo tutti i power up, sono tutti miei. Wow wow wow, però mi sta cercando di colpire. Guardalo, mini Batman, si chiama mini Batman. È un piccolino, è un mini, ah no, mini Batman, non si chiama mini Batman, pensavo mini. Ok, qua tanto incastrato, perderemo tempo, ma ormai tipo avete visto che siamo rimasti tipo in 6, quindi è meglio perdere tempo. Questo qua che cosa sta facendo comunque? Non l'ho capito. Guarda, 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 guarda. Sì, lo sapevo, abbiamo rischiato tantissimo, ve lo assicuro. Abbiamo rischiato tantissimo, ma almeno l'abbiamo ucciso. Avevo anche la ulti carica quasi, quindi non ero neanche un po' preoccupato. Allora, sto pensando, qua ci sono un po' di persone al centro. Oh, andiamo adesso che ne appare, andiamo adesso che ne appare. Veloce, veloce, veloce. Ecco, guardate, questo qua tipo sta scappando. Però lo posso, ecco, lo posso prendere. Però tipo anche lui avete visto che è scappato via. Oh, peccato, a principessa non pensavo che mi beccasse. A principessa poi era senza power-ups e adesso ce li ha. Uffa, è un peccato combattere contro un altro Beryl, perché sapete, combattere contro il proprio sosia è sempre un casino. È sempre un casino, cacchio. Veloce, veloce, veloce. No, è scappato via, è scappato via. Però guardate, guardate, lui è ferito. Lui è ferito perché non si è curato. Sì. Allora ricordiamoci che secondo me la principessa c'ha la ulti, ma non dovrebbe avercela, ma mi sa che ce l'ha perché ha beccato un bel paio di ulti potentissime. Guardate cosa faccio, mi avvicino così. Lo sapevo. Però sto vicino perché non posso scappare. Se scappo contro di lei muoio. Perfetto, adesso sono a posto. Avete visto? Avete visto? Sapevo che c'aveva la ulti, ma la ulti di Beryl è comodissima perché posso andare dal nemico e ovviamente ucciderlo da vicino. Mamma mia, è veramente potentissimo questo brawler. Ed è semplicemente super raro, credo. È semplicemente super raro, ma è veramente forte. Se siete intelligenti, si fanno delle bellissime giocate con lui. Nuova sopravvivenza. Allora, ci sono tanti Beryl. Da quando ho iniziato a registrare questo video con Beryl, trovo sempre altri Beryl. Ciao, qua abbiamo una Shelly. Mamma mia, una Shelly è un po' un casino. Qua dobbiamo cercare di fare così e poi così e scappare un po' via, perché qua dobbiamo prenderci più power ups possibili, perché lei comunque con la ulti ci ammazza facilmente. Ok, grazie mille. Adesso cerchiamo di tornare un po' più indietro perché dobbiamo ricaricare la vita. E ciao, guarda qua. Allora aspettiamo, aspettiamo.
Perfetto, e adesso ci prendiamo questo power up. Mamma mia, ci vuole un bel po' di pazienza certe volte qua su Brawl Stars. Però vedete che la pazienza vi aiuta tantissimo. Sì, c'è la ulti carica, ma io scappo via. So che c'è la ulti carica. Anche se tipo non c'ha power ups, comunque c'è la ulti carica. Guarda qua. Ecco, guardate come uso la ulti. Vabbè. Va bene. Preferisco prendere questo power up. Va bene, ci sta. E guarda qua, Shelly. Ci sono due Shelly che comunque ci potrebbero dare molto fastidio. Ma questo qua, Mortis, credo. Si chiama Mortis. Vorrei ucciderlo perché non è fortissimo. E se tipo lo prendo con la ulti, ecco qua, lo sciotto. Anche perché lui ha sbagliato e mi si è avvicinato addosso per darmi un altro colpo. Lo sapevo. Quelle due Shelly si stanno ancora scontrando. Ma io adesso che ho la ulti carica, posso avvicinarmi. Sì. No. Aiuto. Che rischio. Oddio. Allora, qua c'è un power up. Lo vorrei prendere. Però lo so che mi incastro. Ma me ne frega niente. Ci voglio provare. Ecco qua, l'ho fatto. Adesso andiamo via, scappiamo via. Perfetto, scappiamo via. Facciamo così. Guardate, se continua a seguirmi in questo modo, mi sa che lo ammazzo io. Sì, lo sapevo. Oh cacchio, via. No, mi sono incastrato, che è successo? Ma cosa? Avete visto? Stavo scendendo in basso e mi sono bloccato in qualche modo. Come se mi fossi bloccato con la ulti di Frank. Ma mi sa che c'era un teschio che però si è spaccato, ma mi ha bloccato lo stesso. È successo qualcosa di strano, potevo ucciderlo quel poccio. Oh, peccato. Mamma mia, però è stata veramente una bellissima partita. Vedete quanto è divertente giocare con Beryl? Scrivetemi nei commenti se anche voi usate Beryl. Ed iscrivetemi, questa cosa importantissima. Ma voi shoppate in questo gioco? E se non shoppate, avete trovato leggendari? Scusate se ve lo chiedo sempre in ogni video, ma perché devo cercare di capire se la gente sta ancora trovando i leggendari o i mitici, tipo senza shoppare. Perché io voglio trovare Tara, non lo so, voglio trovare Spike, Leon, voglio trovare tanti bellissimi champion. Oh cacchio, qua stiamo attenti che rischiamo tantissimo. No, la ulti no, sì. Lo sapevo, faccio più danni io delle carte. Oh sì, non credevo nel cuore delle carte Tara, sicuramente. Per questo non era così forte e non mi ha distrutto. Allora, abbiamo la ulti. Mamma mia, qua abbiamo una Pam con così tanti power up da poterci distruggere. Allora, qua abbiamo un Brock che possiamo uccidere, dobbiamo andare subito da lui. E sento un bombardino secondo me. Sento un bombardino. Ok, guarda. Sì, fantastico. Sapete che stava per ultare Brock secondo me, quindi ho fatto benissimo a usare subito la ulti e andare direttamente da lui. Avete visto che giocare con Beryl è veramente, veramente divertente, perché si possono giocare in tanti modi diversi. Wow. Avete visto? Allora abbiamo una cesta qui e poi c'è un bombardino alla sinistra. Prendo la cesta, oh sì. Più power ups abbiamo, più siamo forti, perfetto. Perché certa gente si dimentica di prendersi queste bellissime ceste, quindi noi possiamo prenderle e distruggerlo. E distruggere tutti, noi siamo veramente siamo un barile puccioso. Siamo un barile veramente pucciosissimo. Wow, no, ho sbagliato. Oh no, invece no, l'ho fatta rimbalzare bene. Cacchio, sono fatta rimbalzare bene, avete visto? Ok, scappiamo. Fantastico, l'abbiamo rifatta rimbalzare benissimo. Io pensavo, avevo paura di andare dentro la tempesta, invece non è successo, per fortuna. Per fortuna che non è successo. Adesso questo qua farà il furbo. Ma tanto, quando ci avrò la ulti carica, gli andrò addosso e lo spaccherò in due questo bombardino. Questo robot lo farò andare in fuori produzione, sicuramente. Eccolo. Guardate, vedete che ha avvicinato a distanza. Perché non sapeva dove stavo. Mamma mia, se è divertente giocare Beryl. È veramente divertente. Un'altra bellissima sopravvivenza. Adoro fare queste battle royale qui su Brawl Stars. Sì, Brawl Stars. Mi piace veramente tantissimo. Brawl Stars Fortnite. Sì, tipo Fortnite Stars. O tipo Brawl Fortnite. Allora, qua dobbiamo stare attenti. Perché qua abbiamo tipo un Dynamite. E abbiamo qua questa qui. Allora, aspettiamo qua. Perfetto, di prendere questo. E poi facciamo così. E poi noi, sapete che facciamo? No! La tempesta, giusto, la tempesta fa male. Fa malissimo, no. Guarda, fantastico. La ulti è fortissima contro Dynamax. La ulti di questo Beryl contro Dynamax è fortissima. Perché Dynamax, se li voli addosso, con la ulti non puoi fare proprio niente. Allora, mi diverto veramente tantissimo a fare la sopravvivenza su Brawl Stars. Diciamo che è la modalità che mi diverte di più. E secondo me è la cosa che vi diverte di più anche a voi. A voi cosa che piace più?
più? La modalità dove tipo si raccolgono i cristalli o questa? Che a me piace molto di più questa sopravvivenza. Allora, quel coso lì, quello è il primo, secondo me non c'ha la ulti. Quindi possiamo uccidere Pam e poi scappare via. Ah, attenzione, questo Colt c'ha tipo la ulti, però non mi ha visto. Non mi ha visto, e poi c'era anche un Leon nascosto qui. Oddio! No, mi ammazza sicuramente. Leon mi ammazza perché c'è una gittata veramente, veramente lunghissima con il suo attacco. Leon è veramente un personaggio troppo forte. Ovviamente è un brawler leggendario. Dobbiamo aspettare qui perché a nostra sinistra avete visto che c'è un bombardino. Sto pensando e sto aspettando. Vabbè, tanto ho ricaricato anche la ulti. Allora, io vorrei tanto andare da bombardino, ma se vado da bombardino e Leon mi vede, poi è un casino. Vabbè, andiamo veloce. Tanto qua c'è il primo. Sicuro, eccolo. Perfetto, si è addormentato. Abbiamo fatto bene, si è addormentato. Certa gente si addormenta tipo giocando. Oddio, poverino. Troppa concentrazione l'ha fatto addormentare. Questo Leon è un po' tosto. Questo Leon è comunque un casino. Avete visto? È veramente un casino. Dobbiamo aspettare di fregarlo. Allora, cerchiamo di stare qui nascosti. Aspettiamo che il primo si avvicini. Dai, avvicinati al primo. Avvicinati che sei forte. Poi il primo, cioè, poi il bello di Leon che è veloce. I suoi attacchi sono velocissimi e fanno tantissimo danno. Cioè, quindi è potentissimo. È pazzesco. Oh, adesso andiamo. Veloce. Ma che cosa vuoi fare? Vuoi diventare invisibile con Air Max Z? No! E invece no, ti avevo anche visto. Fantastico, abbiamo vinto anche questa Battle Royale. Abbiamo raggiunto il grado 9. Sì! E adesso che abbiamo raggiunto il grado 9, cerchiamo un po' di fare quello che dobbiamo fare. Cioè, la cosa che aspettate sempre di più nei miei fantastici video. Cioè, aprire le casse piccoline. Sarà difficilissimo trovare qualche brawler, perché ormai le percentuali, cioè ormai i brawler che mi mancano hanno percentuali troppo alte, come questo che è un super raro che ci avrò tipo il 2%, visto che l'ho letto prima. L'epico, la percentuale è ancora più bassa, e poi abbiamo solo mitici e leggendari, quindi è impossibile trovare adesso un brawler. Quindi ci vorranno tanti video, secondo me, solo per trovare adesso un nuovo brawler. E questa cosa mi dispiace tantissimo, perché so che a voi piacciono i video dove trovo tanti bellissimi brawler, ma avete visto, quando non si shoppa è molto più difficile fare i video belli e interessanti, perché è facile shoppare 200 euro e trovare tipo 300 brawlers, ma non è così facile se tipo non shoppi neanche un soldino. Oh, finalmente 3 gemme, finalmente abbiamo raggiunto i 32 gemme. Adesso, con 32 gemme cosa posso prendermi? Ah, una cassa enorme, basta. Potrei aspettare lo sconto e comprarmi una mega cassa con tipo 30 gemme, se tipo si abbassa così tanto di prezzo. Guardate qua, 40 biglietti per 39 gemme. Anche questi sono veramente, veramente tanto, tanto buoni. Veloci, apriamo le ultime due casse e poi possiamo aprire la mega cassa ed è finita. Uffa, non è giusto, neanche un brawler. L'avevo detto, è impossibile, diventa difficilissimo adesso aprire e trovare dei brawlers, perché avete visto che ne abbiamo veramente tanti. Ne abbiamo trovati tanti e mi sa che dobbiamo alzarci di trofei e giocare tanto per avere più possibilità di trovare altri brawlers. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo episodio. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.